E questa mattina vogliamo in qualche modo darvi qualche consiglio, ma non solo, raccontarvi una bellissima storia, poi scopriremo chi dei due, se tra me e Leonardo, chi dei due ha più il pollice verde, perché abbiamo appena scoperto che io ho fatto morire un'orchidea. Io ho un bonsai. Perfetto, quindi penso che i consigli di Enrico Rossi, agronomo e plant sitter, siano i benvenuti questa mattina. Buongiorno Enrico, benvenuto. Buongiorno ragazzi, grazie. Allora, di te hanno parlato tanti giornali, telegiornali, web TV, perché hai avuto un'idea davvero molto originale. Quale? Diciamo che l'idea di plant sitter, di occuparmi delle piante, delle persone che stanno prevalentemente nelle grandi città, perché appunto non c'è questa figura che li può aiutare se loro vogliono andare in vacanza. Che bello, quindi come spiegaci come funziona. Allora, tu sei attivo su Bologna. Sì, esatto. Vediamo che c'è anche un amico. Credo sia anche cat sitter. Sì, questa qui è la mia assistente. Che bello. Si chiama Spelucchia. Sì, io ho iniziato qui perché ovviamente ho fatto l'università qui e ho questo, diciamo, magnifico terrato, magnifico appartamento che mi hanno lasciato i miei nonni e quindi abito qua, ma adesso sto facendo la mia startup per portare questo servizio professionale in tutta Italia. Allora, Enrico, non credo tu l'abbia fatto per prendermi in giro, però hai preso un bonsai e l'hai messo sul... Sì. E quindi, allora, ti chiederei, prima ovviamente di entrare nello specifico di questa attività che stai svolgendo, che tra l'altro, leggendo e preparando l'intervista, non ha neanche un codice Ateco nelle migliaia delle partite IVA, no. Ecco, che ovviamente servono ovviamente per poi stabilire i livelli di fatturato. Ti chiederei allora di aiutarmi, ecco, ne approfitto, per trattare, ecco, il bonsai in maniera un po' più delicata, perché magari io sono stato forse un po' troppo brutale. Allora, il problema di tutte le piante, non solo dei bonsai, è che vengono coltivate in serra. Quindi in serra queste piante qui hanno una quantità di luce e di temperature che noi le abbiamo in terrazza o in giardino solamente durante l'estate. E loro cosa fanno? Loro creano questi terricci fatti di torba e altro materiale che rimane bagnato per molto tempo e che quindi gli permette di, diciamo, spendere meno in manodopera. Solo che per le piante in serra, questo terriccio qua che rimane bagnato molto tempo per loro è molto ottimale. Il problema è che quando noi li portiamo in casa invece non lo è più, perché in casa non abbiamo mai così tanta luce e temperature così alte, soprattutto durante l'inverno. E quindi la cosa, diciamo, la prima cosa che succede è che la pianta cioè muore perché gli marciscono le radici. Mm-hmm. Questa è la prima causa di morte per le piante d'appartamento, cioè radici marce, perché gli diamo o troppa acqua o il terriccio non è abbastanza idoneo per la loro coltivazione. Quindi la prima cosa che consiglio è rinvasare subito qualsiasi pianta che compriamo in un negozio, in un vivaio o che ci viene regalata. Va rinvasata con dei terricci, diciamo, non va bene utilizzare solo terriccio universale, perché non è abbastanza drenante, ma lo si può utilizzare come base di partenza e aggiungerci dentro dei materiali che vengono chiamati materiali drenanti. Sono dei materiali sia inerti che organici, non so, per dire, la corteccia delle orchidee è un materiale organico drenante che si può mettere in mezzo a questo terriccio universale. Poi, non so, c'è la classica argilla espansa, la perlite, che sono quei chicchi bianchi, sì. Ce ne sono tantissimi tipi. L'importante è fare un bel mix parlando di piante tropicali, quindi anche un bonsai di ginseng, di ficus ginseng, di almeno utilizzare il 50% di materiali drenanti.
Senti, forse proprio facciamo... Per... Allora, io mando subito un messaggio a mia moglie in maniera tale che... No, invece, secondo me, facciamo prima anche a fare una spedizione a Bologna, se lasciamo le nostre piante, Enrico ce le cura e poi passiamo a riprenderle. Sì. Allora, quante piante stai ospitando quest'anno che appunto ti sono state lasciate dai vacanzieri, che abbiamo scoperto essere soprattutto donne? Allora, quest'anno per il momento sono arrivato a 450 di piante, 450 piante, e sicuramente me ne devono arrivare ancora, quindi secondo me quest'anno riesco ad arrivare sulle 500 più o meno, perché ovviamente adesso cioè, più o meno a metà agosto c'è il ricambio dei clienti. Però, le tieni tutte in terrazzo o hai, diciamo, dei locali idonei? Allora, Se ho spazio le tengo tutte in terrazzo, ma siccome ho finito lo spazio adesso le sto mettendo in casa, ovviamente vicino alle finestre dove prendono più luce possibile, e poi piano piano quando quelle del terrazzo vanno via le rimetto fuori e così via. Che meraviglia. Poi un'altra cosa che ha colpito di questa, della storia di Enrico, agronomo e plant sitter, è che appunto, come dire, non ti possono pagare per il servizio che tu offri, ma tu chiedi un'offerta di 30 centesimi. Ma immagino che la gratitudine di chi ti lascia la propria pianta, il proprio arbusto da curare sia infinita. Allora, diciamo che lì c'è stato un attimo di misunderstanding, ecco. Perché non è propriamente così. Quello lo faccio per il servizio di ospedale per le piante. L'ospedale per le piante è un servizio che io faccio per chi mi vuole lasciare delle piante che tiene particolarmente, soprattutto a livello affettivo. Ovviamente sono piante malate e che io cerco di curare e portarle, diciamo, a ritornare sane, e lì io diciamo che se riesco a salvarle chiedo una donazione, non ho un prezzo fisso. Se non riesco a salvarle, ovviamente non chiedo assolutamente nulla. Mentre invece per il servizio di pensione del plant sitting io chiedo circa 30 centesimi per pianta al giorno. Ok, mi sembra giusto. Senti Enrico... Anche perché è molto impegnativo. Infatti, e volevo arrivare proprio a questo, perché mi farebbe piacere che tu ci parlassi della routine del plant sitter, perché ovviamente ci sono degli orari da rispettare, anche in base ovviamente al ciclo di sorgere e tramonto del sole, immagino, quindi c'è dietro una cura del dettaglio importante, e questo infatti è il proseguo di quello che... di quello che stavi dicendo tu, che volevo insomma che tu un po' ci aiutassi a capire. Allora, diciamo che si consiglia sempre di dare l'acqua, diciamo, o alla mattina presto o alla sera. Quindi sveglia molto presto, per intenderci. Sì, io mi sveglio abbastanza presto la mattina, do l'acqua, cioè molte delle mie piante hanno già l'irrigazione automatica. E quindi questo mi dà una grande mano, però non ce l'ho a tutte, perché diciamo era nei miei piani implementare il sistema di irrigazione, ma ovviamente con il tempo non ce l'ho fatta, e quindi dopo, insomma, la mattina do prima l'acqua alle mie piante e poi dopo inizio a fare i giretti a domicilio dei clienti. Mm-hmm. Prima ci parlavi di una startup, anzi vedo anche che hai un logo sulla tua maglietta bianca. Esatto, questo è il logo della mia pagina di Instagram, dove diciamo è iniziato tutto dal di lì. È un nome in inglese un po' particolare, e poi niente, la mia startup invece è la sto diciamo adesso sto cercando dei collaboratori che mi diano una mano, perché ovviamente io so fare solo questo, ma per fare una startup c'è bisogno di tantissimi cervelli. Quindi diciamo che voglio portare quello che faccio io qui a Bologna in tutte le grandi città d'Italia, ecco. Quindi hai bisogno, come dire, di persone che ti sostengano e che in qualche modo facciano quello che fai tu, quindi ti possono contattare tramite Instagram, pagina Facebook, hai un sito internet? Sì. Allora, il sito internet è in fase di creazione. Benissimo. Sì, ho sia Instagram che Facebook.
lì mi riuscite a trovare con scrivendo Enrico Rossi Plant Sitter Bologna oppure solamente Plant Sitter Bologna e vi esce, diciamo, la prima cosa che vi esce sono io, ma poi lo riconoscete anche dal logo. E poi, insomma, sì, io cerco, diciamo, collaboratori che magari, soprattutto, cioè, appassionati di piante o altri agronomi, oppure io cerco figure come, sto cercando soprattutto una figura che si occupi di marketing, cioè economia e marketing, perché io di quell'argomento ovviamente non so niente. Allora Enrico, io ho appena aggiunto segui sulla tua pagina Ah Instagram in questo sì, istante, l'ho fatto lo facciamo proprio tutti, dai. in tempo reale ed è ovviamente davvero molto bello, interessante vedere anche le tante fotografie che tu aggiungi volta per volta relativamente ai pazienti, nel caso delle piante malate, ma anche degli ospiti che tu ovviamente tieni a casa nel corso delle giornate. Non so Paola, se abbiamo tempo per un'altra domanda Sì, credo oppure. proprio di sì. Ok, perfetto. Volevo chiederti a proposito, perché leggendo la tua biografia mi colpisce questo apericorso di giardinaggio. Ecco, spiegaci un po' di cosa si tratta. Ecco, diciamo che dal primo anno, quando ho fatto il plant sitter, ho visto che c'erano tante persone appassionate di piante e soprattutto che, diciamo, le vedevano come veri e propri esseri viventi e non semplicemente come oggetti d'arredo. Però, comunque, anche se c'era tutta questa passione, mi portavano delle piante che erano veramente brutte, nonostante cioè, ci fosse la passione. E allora, dopo da lì, ho detto: c'è bisogno di qualcuno che insegni a queste persone come coltivare nel modo corretto le piante. E allora dopo ho creato questo format cioè ne ho tanti corsi e ho creato questi corsi con aperitivo perché io principalmente non voglio creare solo un corso molto informale. A me piace conoscere le persone, fare delle chiacchiere, quindi oltre a insegnare voglio anche divertirmi. E quindi dopo ho creato questo qui con aperitivo che insomma i corsi più o meno durano 2 ore, ci sono tanti argomenti che si trattano in questi corsi, sono sia teorici che pratici con aperitivo e poi dopo si sta lì, diciamo, non c'è un limite teorico all'orario, Quindi ecco, imparare quindi divertendosi, generalmente potremmo dire. anche perché l'ho fatto, anche perché magari ci sono delle persone che dicono: oh, cavolo, c'è anche l'aperitivo, magari non mi interessano tantissimo le piante, ma dai, vado lo stesso e che magari così faccio innamorare anche a Certo. nuove persone delle piante. Che meraviglia. Enrico, ma poi sei entrato in dottorato? Sì, sono entrato, praticamente ho già 1 anno e mezzo che sono riuscito ad entrare. E quindi sono a metà adesso del percorso di dottorato e fare tutte le due cose, portare avanti sia il dottorato che questo lavoro qua è molto faticoso. Immaginiamo. Però mi sembri cioè sei in gamba, si vede, si percepisce dall'entusiasmo con il quale racconti quello che Grazie. fai, quindi siamo certi che poi andrai sempre, volerai alto, ecco, te lo auguriamo davvero per il tuo futuro. Grazie mille. E allora salutiamo Enrico Rossi, il nostro plant sitter. Mi permetto di dire nostro perché stamattina, ecco, voi in qualche maniera ci hai anche dato dei consigli. Poi magari Paola gli chiederà per la sua orchidea, vediamo di Ne ho farla. comprate altre due Ah, stanotte, ieri ne ho comprate ok. altre due, Enrico, quindi ho il tuo numero, mi sa Bravo. che ti chiederò consigli. Allora. Hai fatto bene. Nell'eventualità bloccala qualora dovessero esserci troppi messaggi, perché poi il pollice verde io ho un po' capito, un po' come dire, una tira l'altra, no? Io, mia madre, mia nonna che insomma si occupano di queste cose qui, da una pianta siamo arrivati a 2, a 3, a 5, Una ora foresta a casa vostra. siamo Sì, nell'Amazzonia totale. è una malattia quella, Esatto. appena si iniziano a comprare piante non si finisce È più. vero, è giusto, è proprio così. Che bello. Bene, allora Enrico, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo presto, Grazie speriamo. E noi ora ci dobbiamo fermare per la pubblicità perché abbiamo pronto un altro ospite. A presto, grazie, a tra a voi. poco. Ciao. Grazie a voi, ciao.